Ciao ragazzi, oggi voglio fare una specie di serie, chiamiamola così, di recensioni che chiamerò recensione a modo mio, cioè cosa vuol dire sta nuova puttanata che voglio fare? Allora, recensione a modo mio ovviamente è una recensione di un gioco, non dico un gioco che è appena uscito, è uscito una settimana fa. Farò delle recensioni di giochi già usciti o di giochi molto sconosciuti, più che altro giochi che praticamente nessuno di noi vorrebbe comprare. Ok, fin qui tutto facile. Poi, perché ho messo a modo mio? Perché io farò una recensione, sì, diciamo tra virgolette seria, ma non è seria, perché parlerò a modo mio, cioè cercherò di spiegare brevemente il gioco senza spoilerare né la trama né nulla. Comunque, cercherò di spiegare quel che non va e quello che va nel gioco. E bon, diversamente adesso possiamo iniziare con il primo gioco di questa prima recensione a modo mio. Ok, adesso iniziamo finalmente la recensione, dopo che vi ho rotto i coglioni per spiegarvi brevemente più o meno come saranno queste recensioni. Comunque, il gioco che voglio recensire oggi si chiama... Eccolo qua, aspettate che devo avvicinarlo bene. Si chiama Dark Star One Broken Alliance. È un gioco veramente, vi dico, un gioco così costoso che nessuno per causa della crisi riuscirà a comprare. No, scherzo. Costa soltanto 2,98 euro. Ovviamente l'ho comprato nel famosissimo negozio di videogiochi, che non vi dico il nome, anzi sì, GameStop, e per non far pubblicità. Comunque, ok, io ho diviso questa recensione in 5. Aspettate, 5 punti. Allora, il primo punto è... Rulli di tamburi. Copertina. Ok. Lo so che non si valuta mai un libro dalla copertina, però su questo gioco si deve dare un'occhiata. Ok, adesso ve la faccio vedere. Ecco qua la copertina. Comunque, come copertina non è granché, adesso vi farò ve venire un'immagine presa da internet, così la potrete vedere molto meglio senza nulla che sbirluccica sopra. Comunque, la copertina non è granché. Di solito una copertina di un videogioco, come di un film, dovrebbe mostrare sì le immagini reali, però mettono una bella immagine dove attira proprio l'occhio del gamer, della persona che lo vuol comprare. Qua non si sono sprecati più di tanto. Comunque, vi leggo il retro della copertina. Anche qui vi faccio venire un'immagine del retro della copertina, però purtroppo su internet l'ho solo trovata in inglese. Comunque, io ve la leggo in italiano, perché la copertina è in italiano. Allora, come su tutti i giochi, c'è di nuovo il titolo rimesso dietro: Dark Star One Broken Alliance. Fin qui, boh, tutto a posto. Ci sono tre immagini del gioco e poi c'è questa scritta. Ora cerco di leggere decentemente, dai. Allora, in Dark Star One Broken Alliance sei al comando di una misteriosa nave spaziale. Sì, perché questo gioco qui è un gioco di simulazione di navicelle nello spazio. Boh. Comunque, la Dark Star One, che sarebbe la navicella, che puoi personalizzare come preferisci usando armi e tecnologie avveniristiche, perfino di origine aliena. Mamma mia! Persino di origine aliena, cazzo! Comunque, sfreccia nello spazio per affrontare entusiasmanti battaglie in 3D in Full HD 1080p. Minchia! Un gioco in HD! Minchia, che figata! Guardate, l'unico gioco HD per il 360, no scherzo, comunque, in Full HD. Comunque, visita più di 300 mondi alieni e acquista o vendi merci di servizio, mentre esplori un magnifico e vastissimo universo nel tentativo di risolvere il mistero che coinvolge il padre del protagonista. Mamma mia! Comunque, boh, una bella descrizione dietro, nulla da dire. Qua descrive proprio come il gioco. Comunque, vi do Madonna, i 4 punti, vi dico i 4 punti che ci sono qua sotto. Allora, vediamo un po' questi quattro. Allora, punto 1. Divento un pirata, un commerciante, un meccanico, un cacciatore di taglie, un contrabbandiera o un assassino. Configurando la tua nave di conseguenza e osservando come il mondo di gioco reagisce alle tue azioni e la tua reputazione. Poche parole, boh, diventando una di queste cose qua che ci dice, noi potremo configurare la nostra nave
Per farla diventare tipo, io voglio essere un pirata, quindi devo potenziarla per farla diventare un pirata. Voglio essere un commerciante, quindi devo potenziarla per farla diventare un commerciante. Comunque possiamo fare tutto quello che cazzo vogliamo. Punto 2 della copertina esplora un universo formato da 300 sistemi solari e popolato da 6 specie aliene diverse, ognuna con navi, tattiche, componenti e modelli economici specifici. In poche parole, sì, ognuno ha la sua nave, il suo modello economico. Non so perché economico, perché ci sarà pure crisi nello spazio. Comunque, avranno i pandini modificati. Punto 3 della copertina: personalizza la Dark Star One, che sarebbe la nostra navicella, con armi, motori, scudi e oltre 200 componenti diversi, commerciando, recuperando risorse nello spazio, esplorando e saccheggiando. Perché sì, in questo gioco qui noi potremmo personalizzare davvero, davvero molto la nostra nave. Comunque, punto 4 della copertina: un'incredibile realizzazione audiovisiva, più di 35 ore di giochi in Full HD 1080p, oltre 40 minuti di filmati e 90 minuti di musiche originali. Sì, ci sono 35 ore di gioco, poi comunque ci sono 40 minuti di filmati che sono anche realizzati abbastanza bene e le musiche sono carine. Comunque, adesso andiamo nel punto della recensione, il punto 4 della recensione che chiamo traduzione e doppiaggio. Allora, il gioco ha la copertina in italiano, ha la copertina tutto in italiano, ha un bel librettone, scusatemi se non ve lo posso far vedere con la telecamera che di solito uso per fare gli unboxing, solo che mia sorella è in Inghilterra e la sta usando lei, quindi non posso. Solo che la mia webcam del computer fa veramente cagare, non vedrete praticamente un cazzo. Comunque, il libretto è davvero un bel librettone, è bello spesso, cioè non me l'aspettavo, io mi aspettavo un foglietto e basta. Comunque, è tutto in italiano pure il libretto, però quando noi vorremmo giocare a questo gioco e lo metteremo nel 360, scopriremo che, indovinate? Totalmente in inglese, senza averlo scritto manco sulla copertina. Cioè, a me va bene che in inglese, sottotitolato in inglese e parlato in inglese, però cazzo! Cavolo di Calypso, scrivimelo sopra alla copertina gioco totalmente in inglese, manuale di gioco in italiano e copertina pure. Cazzo, mi freghi perché io ho pensato sarà parlato in inglese, però avranno avuto la decenza di mettere i sottotitoli in italiano. Invece no, cazzo, cazzo no. Comunque, terzo punto della recensione, i comandi. Ecco qua. I comandi sono abbastanza, è un parolone, abbastanza semplici da capire. Ci metterete mezz'ora a capire come cazzo girare la visuale, come cazzo girare sta cavolo di navicella, però è davvero una cosa scomoda, perché pensate, finché state cazzeggiando per lo spazio contro asteroidi e rubare la roba, nemici è facile, ma appena inizierete uno scontro contro una cazzo di navicella, tipo dei pirati, oppure contro la polizia, il combattimento tra navicelle sarà una cosa veramente, ma veramente difficile. Dopo un po' vi rompete i coglioni. Cioè, ve lo dico, un gioco che se vi prende la missione è un gioco anche bello e vi fa passare il tempo. Magari passa un'ora e non ve ne accorgete manco perché siete ben presi da questo gioco. Però appena arriva sto cazzo di combattimento, se il nemico ha l'IA sveglia, che vi spara e vi spara, voi avrete un casino di difficoltà a toglierli. Uno, gli scudi, che si tolgono abbastanza velocemente, gli scudi, il bello è quello. Comunque ci metterete tipo 2-3 minuti a togliergli tutti gli scudi, e per sconfiggerlo vi dovete fare un culo, vi dovete fare un culo così, perché hanno messo dei comandi poco reattivi e abbastanza scomodi. E diversamente per i comandi questo non è stato studiato abbastanza bene, e vi dico che questo gioco qui, Dark Star One, è un remake di un altro gioco che non ho capito ancora bene. Comunque, lasciamo perdere. Punto 2 di questa recensione molto confusa e molto corta: la grafica. La grafica è 1080p. I video sono realizzati recentemente. Un gioco del 2010, se non mi sbaglio. Allora, guardiamo, sì, del 2010 della Calypso Media Group e della Gaming Mind, credo che sia il publisher Gaming Mind, comunque non voglio dire cazzate, l'hanno fatto loro, poche parole. E del 2010 c'è una grafica carina nei video, davvero, davvero, bella da vedere, non c'è nulla da dire nei video.
pure la grafica del gioco è bella, però nel 2010 c'erano giochi di serie Z con grafica migliore di questa. Perché sto qua diciamo che è un gioco proprio di serie, sapete, dei, magari lo trovate nei grandi magazzini a 1 euro nuovo. È uno di quei giochi lì che nessuno caga, quindi viene niente. La grafica non è tutto sta cosa, ogni tanto potrete vedere le texture che, boh, non si sa perché sono rallentate il caricamento, manco ci fosse tutta sta roba in sto spazio. Comunque, la grafica, diciamo, è mediocre, è una grafica che per i tempi del 2010 c'era molto molto di meglio, anche di giochi di serie bassa, di serie Z. Comunque, punto 1 di questa confusissima recensione: la storia e la musica e i suoni in generale. Allora, la storia io dico che non l'ho ancora finita, però come storia è banalissima, proprio una storia che potrebbe scrivere un bambino di 2 anni, cioè di un bambino che fa prima elementare, facciamo così, la potrebbe scrivere un bambino che fa prima elementare perché sto qua a perdere il padre, comunque non vi dico le puttanate, poi si saprà poi già come finisce, me lo immagino già il padre lo trova, lo so già che finirà così oppure il padre muore. Comunque è una storia abbastanza banale, finché dove sono arrivato io è una storia abbastanza banale, ci ho giocato già una decina di orette e posso già dare una valutazione abbastanza seria. In questa storia noi avremo dei video, ovviamente, che c'entrano con la storia, e poi ci sono dei video messi alla cazzo di cane. Li hanno messi così, boh, non si sa perché ci sono, cioè tu sei lì pronto, tipo ti tele usi l'hyper jump, sì, l'hyper jump, per andare magari su un altro sistema solare, un altro pianeta. Boh, parte il caricamento che la navicella fa sto hyper jump, e poi parte un video e dico: minchia, figata, figata, che cazzo mi faranno vedere? Boh, così la città, mi fa vedere la città così. Due puttanatine, ti dice due cose in inglese manco sottotitolate e basta. E non c'entrano un cazzo con la storia. Ogni volta ci saranno sti cazzo di video messi alla cazzo di cane così. Comunque, la musica è carina pure quella, certe, non c'entrano praticamente niente col gioco, però sono orecchiabili, cioè tengono abbastanza compagnia. Anche se alcuni suoni non si sa, non, bah, sono messi un po' lì così. Diversamente, i suoni sono un po' messi alla cazzo di cane. La storia finora è banale, però è ancora carina. Non so, più avanti vi dirò. Diversamente, cosa vi posso dire? Dark Star One è un gioco che vale 3 euro. Vale 3 euro. Io vi metterò in descrizione il link per acquistarlo, sia dalla GameStop o da qualunque altro negozio o sito online di videogiochi. Vi posso dire, vi consiglio, se avete voglia di spendere sti cazzo di 3 euro, vi consiglio di comprarlo. Ne vale la pena per quei soldi. Costasse 20 euro, ve lo sconsiglio assolutamente. Non vale 20 euro, però 3 o 5 euro vale ancora la pena. Almeno, boh, pagate la scatola. Se vi serve una scatola per un gioco rotto, avete questa. Diversamente, sì, vi consiglio di comprarlo. Date un'occhiata in descrizione per accedere a un sito per comprarlo, io ve lo metterò sempre se lo trovo online, perché magari è sconosciutissimo, non si trova online, si trova solo nel GameStop buttato lì alla cavolo di cane come l'ho trovato io. Diversamente, boh, spero che questa recensione a modo mio, la prima recensione, vi sia piaciuta. So già che è un casino della Madonna. Consigliatemi qualcosa per aggiustarla, per far sì che venga migliore, venga meno confusa, e ditemi se vi interessano recensioni di giochi poco conosciuti, esempio questo, io ne ho altri da farvi vedere, ma veramente ne ho un casino, ve lo giuro, ne ho uno che è anche esso del 2010, ma vi metterete a ridere quando lo faccio. Comunque, queste recensioni qua le metterò una o due al mese, sì, al mese, le metterò una o due al mese e basta. Diversamente, ci vediamo con i soliti video, adesso riprenderò a mettere video regolarmente come prima, e diversamente per questa recensione a modo mio è tutto, ciao al prossimo video, ciao ciao ragazzi.